Mio marito è un pezzo di merda. Infatti, se lo pesti, ti porta fortuna. Ma lo devi pestare veramente con un bastone. Nada, dove sei? Mi cerca sempre. E questa deve essere la mamma, ci chiama 50 volte al giorno. Cara, c'è mia mamma al telefono, rispondi, ma occhio che qua non c'è campo. Che peccato, vediamo se prende di là. L'iPhone. Di là tua mamma c'ha 5 tacche, vai. Cara, c'è qualche problema? Qualche? E certo, io non sono come le tue ex. Non sono bella come Giuliana, spiritosa come Sara, erotica come Giusy. Eppure tu non hai sposato loro, hai sposato me. Perché? Allora pure tu stai pensando che ho fatto una cazzata. Allora diglielo. Io ti devo lasciare. Ti devo lasciare. Non puoi. Ah no, perché quando mi hai sposato hai detto che mi avresti amato per tutta la vita, fino alla morte. Lo so, ma non pensavo che campavi così tanto, cazzo. No, però... E uno spera sempre in qualcosa. Io te lo dico, mi sto iniziando a stufare di te e delle tue cattive abitudini. Ma che faccio? Innanzitutto la devi smettere tutte le volte che facciamo l'amore di accenderti dopo la sigaretta, che io mi ritrovo la cenere nel letto. Ma sono 10 anni che non fumo. Bravo! Che il fumo fa male! Il fumo fa male? Sempre nuoce gravemente a te chi ti sta intorno! Sì, a te chi ti sta intorno! A te chi ti sta intorno! Nessuno! Senti, hai chiamato mia mamma, ha detto che per il tuo compleanno vuole regalarti una cagnetta! Che ne dici? A me va bene, basta però che sta in giardino e non la facciamo entrare in casa, Vuoi far stare quella povera bestia al freddo e al gelo? Io parlavo di tua mamma! Quella bestia di tua mamma deve stare in giardino, così dà fastidio al vicino. A proposito del vicino, è venuto stamattina a chiedere una sega. Tu l'hai trovata? Sta appesa in garage. E no, non l'hai trovata! Ma che figure devo fare col vicino? Gli attrezzi stanno in garage, Gli attrezzi! Questo è scema proprio. Tu non capisci qual è il nostro problema? Che tu non ne sai niente di bricolage, questo è il problema. Noi non riusciamo a rivitalizzare il nostro rapporto. Ma che dici? La gente fa i giochi erotici per rivitalizzarlo. La gente fa il bricolage, quello piace alla gente. Vai a vedere quanti attrezzi c'è. Dai, facciamo anche noi qualcosa. Cosa? Pizzica le corde della mia passione e falle suonare. Ma se mettiamo un CD non è meglio? Io ho pensato per noi un gioco erotico troppo bello. No, cara, un gioco erotico sì. No. Tu fai il vampiro. Il vampiro? Allo scoccare della mezzanotte arrivi qui e trovi me che sono una giovane bella, sensibile e delicata. Tu giovane bella, sensibile e delicata? Ne avessi presa una, ne avessi presa! E poi scusa, per fare il vampiro io non devo uscire da una bara. No, tu per farmi felice in una bara ci devi entrare. Non lo capisci! Cara, no! Muoviti! Sono il principe delle tenebre! Oh mio Dio! Un vampiro a casa mia! Don! È giunta mezzanotte! Sì. Si spengono i rumori! Sì, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè! Credi! Bruah! Sono sparito! Dove sei? Vampiro! A qua stavo! Vittilo, pira fioci, l'uccidilo. Ah, te pigliara, femminetta. Dritto, un giallo coro. Il vampiro mi sta ammagliando con un antico canto della sua terra, la Transilvania. Ma quale Transilvania? Questo è un canto pugliese. Io sono di Lecce. Oh mio Dio! Un vampiro terrone! Oh, non offendiamo! Uè, Giorgianes! Voi la dovete smettere di venire dal sud a succhiare il sangue a noi del nord! Ma come parli? Sanguisuga! Te viene chi a ciucciare il sangue alla gente di Milan? Te sei un baluba!
Guarda che si sente che senti Campobasso. Uè, Cicaluster. Cicaluster. Cosa mi stai facendo? Io? Mi sento attratta da te come da una calamita. E questo è il lato negativo, cara. Bada ben. Bada ben. Sì, bada bumbete. Potrei avere il mio corpo, ma non la mia anima. Possiamo fare il contrario, che sono più tranquillo. Uè, vampiro terrone. Io ti trafiggerò il cuore con questo pezzo di legno padano. Ma non ce l'hai. Non ce l'hai il pezzo di legno. Non ce l'hai. Che spadata. Sai che faccio? Vado a chiederlo al vicino, perché stamattina ho visto che c'è proprio un bel paletto. Ma no, cara. Allora, te lo spiego una volta per tutte. I paletti stanno in garage. In garage stanno i paletti. Non ne sa niente di bricolage, niente. Non capisce. Io te lo voglio dire. Io ti tradisco con il vicino. Ah sì? E lo sai perché? Perché lui c'ha una parte del corpo più sviluppata della tua. E sai come si chiama? Fegato. Perché ce ne vuole proprio tanto di fegato per venire con te.